signore padrone, venne uomo tra gli uomini a cercare i suoi figli perduti per sottrarli la schiavitù del peso e della misura, alla rassegnazione delle cose nate morte, all'umiliazione di una vita senza sprechi e senza senso. Patì più di Caino e Giuda, molti dividerò in lui Gesù, e pare di somigliasse. E Gesù ripercorse il viaggio, ebbe altrettanti apostoli e seguaci, conobbe gli stessi eccessi d'amore e di odio, visse molto del suo tempo nel deserto e fu sempre fedele a se stesso fino al martirio. Gli scorticarono la faccia dei maghi neri che prima lo accolsero adorando e poi lo tradirono, incapaci di comprendere che la concezione del male di Shaitan aveva a che fare non con le basse miserie degli uomini, ma con le vertiginose altezze dello spirito.